Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Questa settimana affrontiamo un tema caldissimo, di grande interesse, su cui le posizioni si sono già articolate nel giro delle scorse settimane, ma è un tema che ha fatto irruzione quasi all'improvviso nel dibattito nella nostra regione, vale a dire la realizzazione del raddoppio ferroviario tra Pescara e Roma, una infrastruttura che va realizzata, questo è diciamo, il punto su cui tutti sono d'accordo, va anche realizzata subito perché altrimenti non verrà mai più fatta, in quanto i finanziamenti del PNRR in particolare hanno una loro scadenza inderogabile, ma come va fatta è il tema su cui in particolare le popolazioni, le amministrazioni della Val Pescara sono a confronto rispetto al progetto che è stato presentato da RFI, un progetto che è al centro adesso di una fase molto molto importante ed è per questo che anche Rete 8 accende i riflettori in anticipo, se vogliamo, su questo argomento, perché c'è il pubblico dibattito che è una fase proprio relativa alla progettazione, anzi preliminare alla progettazione vera e propria di queste grandi infrastrutture, che è proprio la fase in cui è il territorio che deve far sapere come la pensa rispetto ad un progetto. Fase che inizierà il prossimo 23 di febbraio, quindi ormai ci siamo, che è stata per la verità anche anticipata da un incontro che diciamo l'Abruzzo, questo anche grazie al presidente Marsiglio, ha chiesto e ottenuto con RFI, si è svolto la scorsa settimana all'aeroporto di Pescara, in anticipo, irritualmente rispetto all'apertura della fase formale del dibattito pubblico, ma insomma è un argomento di cui discutono tutti, perché si tratta di raddoppiare una sede ferroviaria che attraversa anche centri abitati, anche zone che nel frattempo hanno avuto uno sviluppo pensando ad una situazione di unico binario che già di per sé era piuttosto impattante. Questo riguarda, per capirci, il territorio da San Giovanni Teatino fino alla zona di Alanno Manoppello della Val Pescara, quella che al momento è servita da un unico binario che andrà comunque raddoppiato. Allora, di questo parliamo con, in rappresentanza delle amministrazioni locali, con il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, che è qui nei nostri studi, che io saluto e che ringrazio. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei, ma diamo la buonasera ai nostri telespettatori, perché poi ovviamente questa trasmissione va in onda alle ore 22, noi la registriamo in orario antimeridiano, questo ovviamente sempre per essere chiari con tutti. Saluto e ringrazio il direttore generale di Confindustria Chieti Pescara, Luigi Di Giosaffatte. Buonasera a tutti. Buonasera e buongiorno naturalmente tra di noi. Devo dire che Confindustria qui è una delle sigle che hanno sottoscritto un documento unitario che ha racchiuso ben 16 sigle, le più importanti della nostra regione, del mondo produttivo e sindacale, che hanno una posizione comune su quest'opera. Quindi non c'è Confindustria, diciamo, c'è un mondo, se vogliamo, ancora più ampio, direttore, che le rappresenta questa mattina. E abbiamo l'autorevole intervento tecnico in collegamento Zoom dell'amico collega, quale posso dare anche del tu, perché è un collega giornalista del Sole 24 Ore, Antonio Ortensi. Ben ritrovato, Antonio. Vicepresidente dell'Osservatorio Infrastrutture di Confprofessioni, nonché autore di progettazioni molto rilevanti proprio su questo territorio di grandi infrastrutture, questo insomma come professionista, e quindi una figura assolutamente in linea con il tema che stiamo affrontando. Ecco, io ho dato, questa volta sono stato un po' più lungo, una breve infarinatura iniziale, spero di essere stato preciso in quello che ho detto. Sindaco Ferrara, però lei ha partecipato a tutte queste prime riunioni, lei sente insomma anche il polso dei cittadini, ci dica come stanno le cose. Ecco, usiamo questa prima parte del suo intervento per spiegare che cosa realmente succederà, che cosa a livello di progettazione vi è stato presentato, sì, e anche quali sono le prime obiezioni di cui parleremo poi nel corso di tutta la trasmissione.
Grazie, grazie mille. Io intanto vorrei risottolineare la sua introduzione, che trovo giustissima e che è un punto imprescindibile per tutto il nostro discorso, ovvero sia che questo progetto di RFI è una opportunità unica, irripetibile per la nostra regione e soprattutto un volano economico eccezionale per i territori delle nostre città. Parlo di San Giovanni Teatino, di Chieti, di Alanno e di Scafa, i cui sindaci, compreso io, abbiamo fondato un comitato proprio dei sindaci per fare consigli comunali straordinari, incontri con la cittadinanza, perché abbiamo ben chiara l'importanza di questo progetto, appunto, come dicevo, come volano economico, non solo per le imprese, ma noi sappiamo che l'economia cresce e si velocizza con le infrastrutture viarie, in questo caso parliamo di ferrovia, quindi le imprese, le industrie, ma non solo, l'università e l'ospedale, che nella nostra area vasta sono tutti presenti. Quindi questo è un dato imprescindibile, altrimenti si possono creare false contrapposizioni. Allora, quello che vogliamo dire è che ovviamente per noi sindaci, come rappresentanti dei cittadini, dei nostri territori, vorremmo che l'impatto di questo progetto sia il meno problematico, ma mi sembra ovvio, ovvero sia un impatto meno importante da un punto di vista patrimoniale. Sappiamo che ci sono decine e decine di edifici adibiti ad abitazione che vengono previste come espropriate e abbattute, box, attività produttive con decine e decine di lavoratori. Quindi oltre questo dobbiamo mettere anche l'impatto ambientale, l'impatto sanitario e anche l'impatto, perché no, diciamo proprio paesaggistico. E per quanto riguarda me personalmente, io sono impegnato su due fronti del progetto stesso, perché come sappiamo c'è una parte del progetto un po' più datato che riguarda San Giovanni Teatino e Chieti Bassa fino a Chieti Scalo, e poi c'è un progetto più nuovo agganciato al PNRR che corrisponde a Brecciarola e a Manoppello. Quindi dalla stazione di Chieti, sì, fino andando verso ovest, insomma. Sì, 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 quindi sono due progetti. Ora, mentre per il progetto più nuovo, per il quale si aprirà a breve quello che lei ha definito appunto dibattito pubblico, mentre per l'altra parte del progetto che interessa Chieti Scalo, San Martino, San Giovanni Teatino, essendo più datato, possiamo intervenire solamente a livello di conferenza dei servizi. Gli scenari sono diversi. Allora, da Brecciarola in poi esiste già una variante al progetto originario, addirittura del 2007, di rete ferroviaria del 2007, che determina uno spostamento della linea verso l'interporto e da lì poi Manoppello, Scafa e Alanno. Per cui noi riteniamo che questa variante verso l'interporto non solo eviti il passaggio della linea veloce all'interno di Brecciarola, quindi smembrando un patrimonio diciamo paesaggistico e strutturale di notevole importanza, ma addirittura potrebbe velocizzare ed essere da un punto di vista dello spostamento delle merci anche più importante verso l'interporto. Per quanto riguarda la tratta invece San Giovanni Teatino, San Martino e Chieti Scalo,
Ovviamente anche qui l'impatto ambientale è notevole. Lei pensi che attualmente in una giornata passano i treni che vanno a Roma, ne passano 3-4 e a velocità molto ridotta. Lei immagini, ecco, un treno che potrebbe passare a 140 all'ora in un centro abitato, che impatto potrebbe avere? Tenga conto che con il passaggio non dell'alta velocità, parliamo di velocizzazione della tratta, questo è un altro equivoco che dovremmo risolvere. Non è che i treni passeranno a 300 all'ora, quella è l'alta velocità, questa è una velocizzazione del raddoppio, e nei centri abitati ci sarà un impatto acustico notevole e scompariranno i sottopassaggi pedonali, scompariranno i passaggi. Qui siamo proprio a San Giovanni Teatino, come vediamo, col sindaco di Clemente a San Buceto. Sì, ma la stessa situazione noi l'avremmo a Chieti Scalo. In pratica l'abolizione di sottopassaggi, di passaggi a livello a raso, dividerebbero Chieti Scalo, così come dividerebbero San Giovanni Teatino, in due entità antropizzate diverse, perché ecco, teniamo conto anche della elevata antropizzazione di questi luoghi, mentre noi come comune vorremmo l'esatto contrario, cioè aprire la vallata al paesaggio e a tante opportunità, dalle piste ciclabili a parcheggi più importanti. Quindi ci siamo permessi come sindaci, io e Giorgio Di Clemente, ci permettiamo di suggerire un cambiamento di rotta a RFI, proponendo l'interramento della ferrovia in tutto questo tratto, o quantomeno San Giovanni Teatino, San Martino, Chieti, per poi far risbucare in superficie prima di Brecciarola. Io capisco, non sono, diciamo, tanto ingenuo da non pensare e non credere che i costi potrebbero essere molto superiori a quelli preventivati, che le opere potrebbero essere ben più gravose e gravide di rischi, no? In quanto andando a scavare potremmo trovare falde idriche e quant'altro. Però uno studio alternativo potrebbe anche essere fatto in, non dico in brevissimo tempo, ma in tempo utile, per prima che il progetto stesso abbia inizio. Ecco, tutto qui. Certo, lei è stato intanto molto preciso e molto chiaro nello spiegare la situazione così com'è al momento. Su questa situazione c'è questo documento, ma io rileggo tutte le sigle che lo hanno sottoscritto, che sono AGC, Casa Artigiani, CIA, CLAI, CNA, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Legacoop, CGL, CISL, UIL e UGL, che sostengono, è chiaro che, io sintetizzo, come sempre avviene quando i progetti insistono su territori già urbanizzati, c'è un impatto, questo è evidente, ma questi disagi non possono diventare motivo di impedimento per la realizzazione dell'opera, che va comunque fatta, e su questo tutti sono d'accordo. O motivo, ecco, questo è il punto su cui voglio sentire di Giuseppe, perché io giornalisticamente lo trovo un punto molto duro. Motivo per mettere in campo progetti alternativi fantasiosi se non irrealizzabili. Le associazioni fanno appello alle istituzioni e alla politica affinché il tema sia affrontato con equilibrio e senso di responsabilità, guardando l'obiettivo di fondo che si vuole perseguire e dunque non alimentando le proteste dei cittadini. Se modifiche al tracciato vanno richieste, esse devono essere improntate a realismo e fattibilità. Allora io brutalmente le chiedo, di Giuseppe, ma interrare una ferrovia per tutti quei chilometri, secondo voi è una ipotesi fantasiosa, anche tecnicamente? Intanto è apprezzabile l'apertura chiara, netta del sindaco Ferrara, che ha spiegato con una chiarezza estrema anche la
difficoltà comunque di un'amministrazione a intervenire in un dibattito che pone un'infrastruttura così importante per il nostro territorio. Noi sosteniamo questo, non mai violare il principio cardine dello sviluppo dell'economia, cioè la sostenibilità delle azioni che noi facciamo. Dal punto di vista ambientale, assolutamente, ma anche dal punto di vista economico e finanziario e sociale. E quindi questo aspetto non deve caratterizzare questo dibattito nella nostra regione, così come è accaduto in altre occasioni, da un dibattito che sia finalizzato solamente a protrarre i termini di questa discussione, evitando così che certe opere si realizzino nel nostro territorio. Questo è il rischio più grande che il nostro territorio in questo momento ha. Noi stiamo dibattendo da più di 20 anni su questa infrastruttura. Noi siamo regione cerniera italiana, non solo tra nord e sud, lo vorrei dire, ma anche tra est e ovest. Il dibattito che abbiamo diciamo intrapreso ormai da più di 3 anni con i vari ministeri e con la regione per la trasversalità Tirreno-Adriatico, e quindi significa la revisione delle reti TEN-T, significa il corridoio che prima era corridoio 5 europeo e oggi corridoio intermodale, che da Budapest-Barcellona, Civitavecchia con autostrade. Voi sapete, le nostre autostrade hanno possibilità, potenzialità enorme nei prossimi 20 anni, perché oggi sono praticamente semivuote dal punto di vista dei cargo, e abbiamo un autoparco ad Avezzano vuoto, un interporto 956 metri quadri che sono ancora con addirittura ferrovia, quindi interna, che sono tutte lì potenzialmente sviluppabile. Adesso con la ferrovia, dove noi tra l'altro riteniamo non dobbiamo perdere l'occasione dell'alta velocità, lo diceva anche il sindaco, è un adeguamento di velocità, non è certamente l'alta velocità, e noi insistiamo anche sull'alta capacità. Cominciamo a parlare nella nostra regione di grande piattaforma logistica del centro-sud Italia, non solo verso l'est Europa, ma verso il basso Mediterraneo. Queste sono, diciamo, queste dettano lo sviluppo dei prossimi 50 anni del nostro territorio abruzzese, e non solo di Chieti Pescara, lo vorrei dire a chiare lettere. Ecco, per questo nello specifico significa che mi pare di capire che, per esempio, rispetto ad un avvicinamento all'interporto in una situazione che sia sostenibile, voi sareste d'accordo se il progetto avesse una sua sostenibilità, anzi sarebbe un vantaggio per la logistica. Il tema reale, però, io le avevo chiesto, è quello dei progetti fantasiosi, vale a dire, secondo lei interrare la ferrovia per tutti quei chilometri può essere una situazione che poi fa saltare tutto? Cioè, certo, questo è il rischio che io leggevo tra le righe di questo comunicato. Sicuramente noi ci rimettiamo alla alta competenza di RFI e dei tecnici che il governo può mettere in campo sull'accordo già firmato a marzo 2020, ricordo già a tutti, tra il nostro governo, RFI e la regione Abruzzo e la regione Lazio. Su quella base le competenze per fare queste verifiche sulla compatibilità economico-finanziaria di progetti del genere, io penso ci sono. Non sarà certo Confindustria a dover entrare in queste situazioni, proprio perché ci fidiamo delle competenze, competenze anche di ingegneristiche che l'Italia addirittura può dettare nel mondo. Figuriamoci se in un'opera del genere non siamo in grado di dire se questa cosa si possa fare o meno. Noi non siamo contrari a realizzare opere assolutamente meno impattanti, noi partiamo dal presupposto che ogni opera deve avere una sostenibilità ambientale prima di tutto, ma poi anche economica, finanziaria e sociale, però dobbiamo rispondere. Il sindaco nella sua apertura lo diceva chiaramente: qui non si tratta di una contrapposizione all'opera, l'opera deve essere realizzata e non dobbiamo rischiare che il dibattito sia solo finalizzato a
spostare nel tempo questo ragionamento, perché non ce lo possiamo permettere. Noi dobbiamo realizzare una parte di quest'opera proprio per utilizzare il 40% dei fondi PNRR che andranno alle regioni del sud, quindi per le infrastrutture delle regioni del sud, le dobbiamo utilizzare con ultimazione nel 31-12-2026. Naturalmente stiamo parlando di opere che saranno molto più lunghe e quindi ci sarà un fondo però complementare. Il cantiere ci deve essere. Assolutamente. Allora, io su questo, sui tempi e su come funziona il PNRR da questo punto di vista, tra poco metterò in campo l'autorità di Antonio Ortensi, ma la metterò in campo proprio perché è un tema molto interessante, anche perché ho voluto dare spazio ai primi interventi per spiegare un po' la situazione, dopo la pubblicità, perché dobbiamo interromperci soltanto per qualche istante. A tra poco. Allora, siamo tornati in studio, stiamo parlando del raddoppio ferroviario Pescara-Roma e eravamo al punto in cui il direttore generale di Confindustria spiegava la tempistica accelerata, per fortuna, di questa realizzazione, così come delle opere del PNRR. Adesso siamo nella fase che inizia il prossimo 23 febbraio, quindi ormai a giorni, quella del dibattito pubblico, débat public, come si dice, e come dice sicuramente nel suo mondo, quello appunto della progettazione, anche dello studio delle grandi infrastrutture, Antonio Ortensi, che ha ascoltato tutto quello che avete detto finora, che abbiamo ascoltato anche noi e che adesso ci spiega, io spero in maniera comprensibile come sempre, anche perché lui è un bravissimo giornalista e comunicatore, che cos'è questa nuova procedura a cui non eravamo abituati e soprattutto che tipo di esigenze possono e non possono essere accolte in questa fase relativamente all'opera di cui parliamo. Antonio. Allora, buongiorno, buonasera, ben trovati a tutti. Facciamo così, rispondo direttamente alla domanda che mi è stata fatta e poi aggiungo altre considerazioni che mi trovano molto d'accordo con quello che è stato detto fino ad adesso. La débat public è un francesismo, no? I francesi l'hanno introdotta per primo chiamandola così. Poi, insomma, è una tecnica di management, di comunicazione su un progetto che coinvolge gli stakeholder. Quindi c'è la gestione dei portatori di interesse rispetto a un progetto, la si fa con la comunicazione, una matrice di impatto, insomma sono tecniche di management, ok? Quella riferita alla débat public e quella riferita appunto ai portatori di interesse, portatori di interesse o stakeholder come si dice a livello di management, ed è per esempio quella lista che hai letto tu, Carmine, in quel momento, ma bene che si siano messi assieme e abbiano messo l'accento, no, su determinate questioni. È importante perché, come diceva il sindaco prima, un'opera del genere è impattante, può portare a un processo di antropizzazione piuttosto importante. E noi sia quando la ferrovia attraversa la parte urbana, sia quando attraversa, magari ci sono anche dei problemi sul Morrone e quant'altro, noi dobbiamo fare molta attenzione perché il rispetto per il territorio è molto importante, però le opere non si possono bloccare. C'è in questo momento un problema di tempi che non è banale. I tempi sono quelli dettati dalla progettazione e l'esecuzione dei fondi del PNRR. Quindi è bene ascoltare tutti, è bene fare attenzione. Le forze che verranno messe in campo a livello di progettazione non sono banali, sono quelle di Italfer. E Italfer è una delle organizzazioni tra le tre o quattro in Italia più capaci di progettare in Italia e anche all'estero. Quindi di soluzioni tecniche ce ne possono essere tantissime. Si può interrare? Sì o no? Bisogna valutare. Si può fare un tunnel con una galleria unica, come succede sempre
ai treni che attraversano l'alta velocità, insomma, che perché qui si deve fare anche una differenza tra AV alta velocità e AC alta capacità. A noi servono tutte e due, sono stati individuati gli interporti, insomma, sono state individuate tante zone che possono essere utili alla questione. Aggiungo, c'è anche la ZES che sta prendendo l'esecuzione in questo momento, e siamo sulla via della seta. Insomma, dobbiamo fare molta attenzione, certo, a rispettare l'ambiente, i territori, ma dobbiamo anche fare abbastanza veloci. Concludo dicendo una cosa, ricordandoci una cosa, dietro di me ci sono due treni, uno vabbè è il Freccia Rossa, questo qui, l'ETR 1000. Sì, adesso ecco, chiedo alla regia se possiamo, eccoli qui, dietro di me, perché adesso abbiamo il ritorno. Sì, non... ok, ecco. E l'altro, quello che vedete qui, è un ETR 252, Arlecchino. È l'evoluzione di un altro treno, il Sette Bello, che è stato diciamo fatto da Breda e messo in circolazione tra gli anni 52 e 59. Perché faccio questa storia? Probabilmente qualcuno di voi avrà già capito. In quegli anni, tra il 52 e il 59, con gli accordi di Bretton Woods e con il piano Marshall, eccetera, eccetera, noi abbiamo passato un periodo simile. Ci siamo dati un grande affare. E in 10 anni lo sviluppo è stato incredibile, ovviamente è durato di più di 10 anni. Allora, noi adesso dobbiamo fare molta attenzione a cogliere la palla al balzo, quindi ascoltare tutti con la debat public, quindi col dibattito pubblico, bene ancora di più se si mettono assieme, come è stato fatto con Confindustria, per avere una voce unica, no? 4 o 5 grandi voci, e poi consegnare tutto in mano a Italfer. Ma quest'opera va fatta veramente subito, perché gli sviluppi sia dell'alta capacità sia dell'alta velocità sono impressionanti, avranno una ricaduta sul territorio non solo pescarese ma abruzzese, avranno un impatto grandissimo. Abbiamo fatto uno studio pre-Covid, un paio d'anni prima del Covid, e noi da lì già ci siamo, uno studio ovviamente con Confassociazioni, con l'Osservatorio sulle infrastrutture, già ci siamo, diciamo, allarmati sul fatto che si iniziava a non parlare più, o quanto meno a parlare di meno, di smart city, ma di smart valley. Ok, questa è una cosa molto importante, perché se noi vediamo tutte queste opere, ma questa in particolare che insiste sulla Smart Valley come una grande vallata, l'Abruzzo, possiamo immaginare proprio d'impatto quale sarà a breve, medio e lungo termine. Chiudo dicendo un'altra cosa. Una volta in trasmissione io ho accennato a una cosa, ecco, adesso si parlava di progetti fantasmagorici, no? Io proprio in trasmissione da te, Carmine, sì, ricordo. Avevo parlato dell'Hyperloop, sì. Avevo parlato dell'Hyperloop, ok? Sì, mi ricordo. Da lì a qualche mese è uscito uno studio di RFI che Hyperloop a parte... Non so a che punto sono, ma secondo me, siccome non era teorico lo studio che stavano facendo, ma era proprio di messa in pratica, cioè hanno fatto uno studio che sulla linea ad alta velocità è possibile far viaggiare un treno al doppio della velocità commerciale che c'è oggi, che è tra i 280 e i 300 km orari. Quindi sulla stessa linea ferroviaria dell'alta velocità possono viaggiare dei treni a 600 km orari, commerciali. E quello è successo nell'arco di 3 o 4 mesi, quando è uscita questa notizia. Quindi facciamo attenzione, guardiamo anche un po' in avanti. Non moltissimo, perché sennò poi andiamo
su cose troppo fantasiose, no? L'Hyperloop, per esempio, ha problemi di pendenza, di attraversare alcune pendenze, è ancora tutto molto teorico. Quello che ho appena detto, invece, è si farà a breve. Certo. E quindi bisogna fidarsi in qualche modo, questo penso sia il messaggio della qualità progettuale dei tecnici italiani, che sono tra i più stimati a livello internazionale da questo punto di vista, mi pare anche sì. Di capire. E su questo io vorrei che il sindaco di Chieti ci raccontasse anche un po' qualche retroscena degli incontri che avete avuto con RFI, come vi hanno illustrato questo progetto, insomma come hanno tentato anche di spiegare al territorio quanto sarà, al di là dell'utilità economica, anche tecnicamente importante questa rivoluzione vera e propria della mobilità tra l'Abruzzo e la capitale. Insomma, ecco, sapere per esempio a regime quale sarà il vantaggio in termini di percorrenza, quale sarà l'impatto anche sul trasporto pubblico locale, sulle stazioni, ecco. Tutte obiezioni e domande che penso abbiate fatto anche voi. Sì, le abbiamo fatte soprattutto nel corso di un consiglio comunale straordinario a cui hanno partecipato anche i sindaci degli altri territori e delle altre città limitrofe. Ci siamo collegati durante questo consiglio comunale con un ingegnere di RFI il quale sinceramente, pur venendo incontro, anzi ha avuto tanta pazienza di rimanere per ben 3 ore collegati con noi, e quindi lo abbiamo ringraziato per questo. Però fondamentalmente, ecco, come diceva lei, ci trasmetteva questo concetto: fidatevi di noi, no? Facciamo noi, fidatevi noi, fidatevi di noi. E noi abbiamo cercato di in quel frangente di far capire quali erano le nostre preoccupazioni. Adesso continuo a voler distinguere i due progetti, perché da quello che ho capito anche nel corso del colloquio con il rappresentante per il dibattito pubblico, la variante verso l'interporto è quella che può creare meno problemi, anzi sì. Si è del parere che forse c'è un'apertura su questo. Sì, esattamente. La parte più critica è proprio San Giovanni Teatino, San Martino, Chieti Scalo, dove se non riuscissimo noi sindaci ad ottenere qualche modifica, deve tenere presente che questi treni sfrecceranno nei nostri centri urbani, dove per il controllo dei rumori saranno eretti dei pannelli fonoassorbenti fino a 6 metri di altezza. Lei pensi a quale impatto ci possa essere, sia prospettico, faccia conto di scendere dalla colonnetta e vedersi questa specie di novello muro di Berlino alla fine di Piazzale Marconi, e soprattutto l'impatto anche paesaggistico per i palazzi insistenti in questi tratti di territorio. Cioè, veramente una cosa. Poi c'è anche il problema di dove riuscire a passare da una parte di Chieti Scalo all'altro, verso Via Piaggio e la parte industriale. Certamente ci saranno delle soluzioni, però noi le vediamo veramente fortemente penalizzanti, ecco, la nostra comunità cittadina di questi tratti. Quindi noi è chiaro che i tecnici devono fare i tecnici, come politica non possiamo far altro che sperare, augurarci che prendano in considerazione le nostre richieste e che possano trovare un'alternativa. Però questo è, noi con RFI abbiamo avuto questi due contatti fondamentalmente, quello durante il Consiglio straordinario comunale straordinario di Chieti
con questo ingegnere che è venuto ad aprire il dibattito pubblico e ha esordito proprio da noi a Chieti. E massima disponibilità, però ecco, anche lui diciamo vede il problema di Chieti Scalo molto più duro da risolvere, però questo non deve scoraggiare né me né il collega di Clemente di San Giovanni Teatino a cercare una soluzione più onorevole. Luigi Di Giorgio Taffatte conosce benissimo questi territori, insomma, Confindustria, anche molte aziende che gravitano proprio su questo asse San Giovanni Teatino, Chieti Scalo, una zona industriale anche di un certo rilievo, insomma. Ecco, da questo punto di vista, secondo lei, poi anche insomma, conoscendo un po' come vanno le cose in Italia, nel mondo, si può aprire un negoziato per lenire l'impatto economico intanto, oltre che quello ambientale, di questo intervento con i sindaci, con i territori, nel senso, ovviamente io non è che voglio arrivare ai vecchi western in cui quando passa la ferrovia si paga un terreno a peso d'oro, qualunque sia l'importo, perché l'infrastruttura va fatta, ma comunque io credo che si debba cominciare a parlare anche di indennizi oltre che di impatto dell'opera. Ecco, secondo lei è questo ragionevolmente il piano su cui si può trovare una linea di compromesso, piuttosto che, e io non so, adesso questo lo chiederò a Ortensi, tecnicamente l'interramento di un asse ferroviario, peraltro in una zona dove la profondità non è come quella di una città che non è vicina al mare, in cui è possibile scavare, io penso alla metropolitana di Napoli, 70 metri per avere la certezza di non fermarsi con il cantiere. A Napoli la ferrovia, la metropolitana va bene proprio perché è stata scavata 70 metri, non 40-30. Ecco, io probabilmente voi avete, credo, anche questa preoccupazione alla base della vostra riflessione congiunta come associazioni, e penso anche un discorso di costi che non è l'ultimo da affrontare. Assolutamente sì, io ritengo che siamo in una democrazia avanzata, guai a non diciamo interloquire in qualsiasi modo con tutte le istanze che arrivano dal territorio. Assolutamente non ce lo possiamo permettere. Una democrazia magari avrà dei tempi più lunghi per un dibattito, ma questo, ripeto, torna ancora su questo fatto temporale. Questo dibattito non può essere sterile, deve produrre degli effetti. Quindi da un lato diciamo ci rimettiamo alle capacità ingegneristiche che possono essere messe in campo. Siamo in Italia, ripeto, siamo una scuola nel mondo per queste capacità, e quindi sono sicuro che si possano trovare delle risposte. Naturalmente sulla fronte è ovvio degli indennizi è una discussione assolutamente aperta, perché non vorrei che magari si sopportasse il danno e poi anche la beffa, e quindi su questo assolutamente noi siamo proiettati a che ci siano dei giusti diciamo apparati risarcitori per chi in qualche modo ha questi danni che riteniamo debbono essere meno possibile, meno impattanti sul territorio, specie su questo territorio che è fortemente antropizzato. Quindi sicuramente sì, però ripeto, il danno che dobbiamo evitare è quello di vederci declassare dalle opere prioritarie e fuoriuscire da questo piano nazionale, perché se fosse così ha perso l'intero Abruzzo, e abbiamo una grande responsabilità verso i nostri giovani del terzo millennio, che si troveranno ad affrontare un mondo che cambia con infrastrutture che sono non solo inadeguate, ma non sopporteranno assolutamente tutto ciò che è il futuro di ogni territorio e di ogni paese. Tra l'altro vorrei sottolineare che questa regione
ha un modello di sviluppo che è tra i rari casi in Europa. Noi siamo la regione che ha un tasso di sviluppo industriale del 27%, pensate, superiore alla media, ed è una regione che viene chiamata Regione Verde d'Europa, con 133 chilometri di costa, con la massima cima dell'Appennino, con due parchi nazionali e addirittura riserve naturali sia in aree interne che parchi marini. Quindi noi abbiamo dimostrato, nella logica diciamo di compartecipazione e di crescita, che è pienamente sostenibile uno sviluppo economico del territorio, preservando gli aspetti caratteristici della naturalezza di tutto ciò che noi abbiamo su questo territorio. Certo è che questa infrastruttura non è posta solo per lo sviluppo civile delle persone che saranno qui nei prossimi 20, 30, 40 e 50 anni, ma è diciamo di utilizzo estremo per lo sviluppo dell'economia dell'intero Abruzzo e dell'intero centro Italia. Ecco perché questo dibattito viene a fianco al dibattito della trasversalità, a fianco al dibattito delle reti trententi. Noi siamo in concorrenza con una trasversalità che prevede da Civitavecchia si possa passare a Orte e poi ad Ancona, dove si parla, l'Unione Europea parla ormai della declinazione del passaggio della transizione green. Noi siamo la dimostrazione concreta che questo corridoio est-ovest è il corridoio meno impattante ambientalmente, socialmente, economicamente e finanziariamente. Di fronte a questi dati noi ci attendiamo che l'Unione Europea definisca anche questo passaggio della trasversalità da Civitavecchia a Pescara Ortona. Vorrei dire, si sta parlando molto in queste settimane del dibattito della nuova Pescara. Noi sosteniamo come Confindustria che questo dibattito debba essere il punto di partenza, non il punto d'arrivo, perché il vero sviluppo della nostra regione noi lo avremmo con lo sviluppo dell'area metropolitana Chieti-Pescara, non solo la nuova Pescara, ma l'area metropolitana Chieti-Pescara. È fondamentale questo. Ed è fondamentale. Oh, a proposito, io adesso un minuto soltanto, chiamo la pubblicità, poi lo richiamo in causa successivamente per parlare della Galleria del Morrone. Antonio Ortensi, però un flash. Ti chiedo, Antonio, veramente qua lapidario e sintetico come sei sempre, come chiedevo a Di Giosaffatte un po', noi sappiamo un po' come vanno le cose quando ci sono queste opere rispetto anche alle necessità di indennizzi, perché a volte poi alla fine, anzi quasi sempre si va alla fine ad una negoziazione, ma ti chiedo, nella tua esperienza e nella tua conoscenza, com'è andata quando ci sono state situazioni analoghe, per esempio rispetto all'alta velocità che è stata realizzata in altri territori? Alla fine come si compongono questi conflitti? Si compongono che ovviamente c'è un esproprio, si parte da un esproprio per la pubblica utilità, viene fatta una proposta alla persona espropriata e se poi non l'accetta i soldi vengono vengono dati a Cassa Depositi e Prestiti e poi lì si va a litigare e si trova una quadra. Diciamo, questo è il processo in linea. Questo è già successo in Italia, sì. A me è successo molte volte, sinceramente, sai che è un passato da tecnico in cantiere, certo, no? Nelle certo. Infrastrutture, ed è successo molte volte, quindi c'è qualcuno che si è accontentato, molti altri no, quindi quei soldi vengono presi, ripeto, e dati momentaneamente alla Cassa Depositi e Prestiti, molti altri si sono opposti, con azioni anche clamorose. Però negli ultimi anni le cose sono cambiate, parlo proprio come gestione, perché adesso la comunicazione è diciamo molto più forte, c'è appunto la débat public, diciamo le cose si sono un pochettino più acquietate. Bene. Speriamo sia così, perché nessuno mi pare in questa regione stia parlando di sindrome NIMBY rispetto a quest'opera, e questo è già un passo in avanti culturale molto importante rispetto a quanto abbiamo vissuto negli anni precedenti in altre situazioni. Noi ci fermiamo, esatto, perché il sindaco ha da dire delle cose su questo, ma poi su questa vicenda introduciamo anche l'argomento del Morrone. A tra pochissimo, per poi chiudere.
Allora, siamo tornati in studio, molto interessante credo il dibattito sulle cose che stiamo approfondendo. C'è un altro aspetto che è stato già evocato e che io adesso, grazie a Andrea Di Fabio dalla regia, vi risottopongo, perché c'è una posizione autorevole, quella di Italia Nostra, del vicepresidente nazionale che è Giovanni Damiani, un abruzzese, una persona al di sopra di ogni, insomma, di ogni critica che ci possa essere circa la sua competenza in temi ambientali, che si riferisce proprio a questo impatto. Vi faccio sentire, non si riferisce al territorio di Chieti, ma un po' più verso ovest, sulla zona diciamo del Morrone. Sentiamo subito il servizio di Giglione Edmondo. È un'opera che mette a rischio un bacino idrico abruzzese importante, che nel periodo estivo fornisce acqua a 650.000 persone e che avrebbe un impatto ambientale e sociale negativo nei territori interessati. Così il vicepresidente nazionale d'Italia Nostra Giovanni Damiani sull'attuale progetto di raddoppio della ferrovia Pescara-Roma. L'associazione, come hanno ribadito anche il presidente e il vicepresidente regionale Pierluigi Vinciguerra e Paola Di Felice e il presidente della sezione di Pescara Massimo Palladini, pur essendo favorevole alla riqualificazione della tratta ferroviaria, esprime fermo dissenso sul tracciato previsto nel progetto di prefattibilità, che prevede due gallerie da Scafa a Prato La Peligna all'interno del massiccio del Monte Morrone. Italia Nostra avvia pertanto una battaglia a livello nazionale e presenta un dossier. Il tracciato di prefattibilità che abbiamo visto va ad attraversare trasversalmente il flusso idrico del Monte Morrone. Questo flusso idrico alimenta una moltitudine di sorgenti, tra cui le sorgenti del giardino, che sono praticamente captate dentro l'acquedotto più importante d'Abruzzo. È evidente che questo rischio non può essere corso, perché quando si fanno le gallerie poi bisogna fare il drenaggio di quest'acqua e noi rischiamo addirittura che le sorgenti possano arrivare a seccarsi. È successo per esempio per le gallerie ferroviarie del Mugello. Anche volendo dire quest'acqua la possiamo recuperare, come è successo per il traforo del Gran Sasso, sappiamo che diventano acque insicure, che periodicamente possono essere soggette a inquinamenti. Costerà almeno 970 milioni di euro. Dove stanno i benefici? Inoltre verrebbero tagliati fuori dei comuni importantissimi. Parlo di Tocco, parlo di Popoli, parlo di tutto l'intorno, insomma. Dal punto di vista invece ambientale potrebbe risultare l'ennesima tragedia idrogeologica d'Abruzzo. Questo Abruzzo che già un secolo e mezzo fa ha visto prosciugare il terzo lago più importante, il Fucino. Poi una tragedia dentro al Gran Sasso, dove hanno abbassato con i trafori il livello della falda di 600 metri. Adesso c'è rimasto il Morrone, che invece serve qualcosa, almeno diciamo tutta la Val Pescara, ma anche Bucchianico, Francavilla, Montesilvano. Siccome gli acquedotti sono interconnessi, si arriva fino ad Atri, ecco, tutto questo non può essere assolutamente trascurato. Allora, questo è un aspetto molto rilevante di questa questione, mi pare di capire, perché insomma parliamo di beni essenziali. Su questo io voglio risentire subito Antonio Ortensi con un ragionamento più ampio anche dal punto di vista tecnico. Ecco, ci sono, si faceva l'esempio del Mugello, dei precedenti e soprattutto ci sono oggi le tecnologie per evitare questo scenario che preoccupa molto, non soltanto le associazioni ma anche un po' tutti noi abruzzesi. Allora, mi riallaccio a quello che diceva di Giosafatte prima. Non c'è sostenibilità ambientale se non c'è sviluppo. E non c'è sviluppo se noi non curiamo il nostro territorio. Quindi le due cose sono interconnesse. Se da un lato è vero che la ferrovia, la V o la AC, porterà sviluppo e ne abbiamo assolutamente bisogno, è anche vero che, essendo la regione green, dobbiamo tutelare i territori. Allora, si è parlato nel servizio di studio di prefattibilità, quindi noi partiamo da molto lontano. Lo studio di prefattibilità è uno studio fatto con, adesso la dico male, non è proprio così, per intenderci, fatto di quattro linee, ok? Dove c'è un'idea e attorno alla quale si può cominciare a parlare e discutere. Però dobbiamo fare attenzione alla narrazione. Beh, questa cosa fa un po' arrabbiare.
Il Gran Sasso, quando è stata fatta una linea, ammesso in concesso che abbiano fatto uno studio di prefattibilità, magari anche sì, è successo tanto tempo fa. Oggi abbiamo delle tecnologie impressionanti per fare tutto, per fare lo sviluppo, quindi per creare sviluppo, e soprattutto per tutelare i territori, quindi l'acqua, la fauna, tutto. Dobbiamo farlo. Però attenzione a fare delle narrazioni, perché al Mugello, perché al Gran Sasso. Ho capito. Adesso siamo 20-22. I progettisti, lo abbiamo detto prima, sono veramente molto bravi e ci sono delle tecnologie incredibili per poter far sì che non si creino problemi ai bacini idrici e che si possa fare la ferrovia, magari anche spostandola un po', non lo so, è per dire. Quindi attenzione alle narrazioni che facciamo, perché com'è sbagliato fare troppa enfasi sullo sviluppo senza guardare al territorio, cosa che non è successa in questa trasmissione, sia chiaro. Non è nemmeno giusto fare l'ambientalismo a ogni costo, perché poi quello è una maniera per fare terrorismo. Quindi attenzione a come facciamo e narriamo le cose, perché nella débat publique si parla proprio di questo. Quindi non posso andare a prendere un progetto vecchio di 50 anni io e dire: ah, lì è successo questo. E hanno sbagliato, è successo in un determinato momento nel quale le tecnologie e l'ingegneria non era così avanti come oggi. Quindi portiamo avanti il nostro pensiero e controlliamo, ma facciamoci consigliare da tecnici esperti. Certo. Allora, io Antonio ti ringrazio per il prestigioso contributo che hai portato a questa trasmissione. So che dobbiamo lasciarci perché, anzi, io ti ringrazio doppiamente perché so che oggi per te è una giornata molto impegnativa dal punto di vista professionale e lavorativo. Sì. Quindi ti possiamo liberare in qualche modo, ti ringraziamo davvero. Va bene, grazie a te Carmine, saluto gli ospiti in A presto, studio. a presto, a presto. Grazie, grazie. Allora, io vorrei concludere qui con gli ultimi interventi del sindaco di Giosafat. Intanto il sindaco, rispetto a questa considerazione che io facevo prima, cioè relativa al fatto che in Abruzzo non c'è una sindrome NIMBY rispetto a quest'opera, mi pare che tutte le posizioni siano state espresse, anche quelle degli ambientalisti, in maniera piuttosto propositiva, anche se decisa. Ripeto, siamo in una fase di progettazione molto molto preliminare, quindi so, tutto può essere ancora definito in maniera più chiara. Però quello che ci piace in questa fase è che ci sia trasparenza, finalmente, perché non sono opere piovute dall'alto. Almeno su questo penso che il débat public sia una fase nella quale anche la stampa, anche il mondo appunto dei portatori di interesse debbano avere un ruolo nei confronti dell'opinione pubblica, perché insomma, informare meglio è un modo anche per prevenire il conflitto successivo e non arrivare ad esasperazioni come quelle della TAV. Sindaco, qui non siamo di fronte alla TAV. No, non siamo assolutamente di fronte alla TAV, infatti l'abbiamo già detto dall'inizio e tra l'altro io vorrei sottolineare che questo evento in via di costruzione ha rappresentato un modello ed un esempio che spero continui nel tempo di sinergia tra amministrazioni vicine e che mi fa tornare al discorso fatto dal dottor Di Giosaffatte prima quando parlava di area metropolitana. Bene, Chieti, io in particolare da tempi non sospetti, parliamo, se possiamo cambiare aggettivo al termine, non di area metropolitana ma di area vasta. Area vasta dove ciascun paese, ciascuna cittadina rimanga con le sue peculiari caratteristiche, ma che ci siano delle naturali interconnessioni di tipo economico, culturale, di tutti i tipi e questo fatto, questo evento della ferrovia, del progetto della ferrovia ha fatto sì che ci incontrassimo in perfetta
non solo amicizia ma sintonia con i sindaci dell'area vasta e, ripeto, può essere un esempio, un piccolo laboratorio di tipo politico-sociale per tante altre situazioni che si vengono a creare. Ribadisco e sottolineo ancora l'importanza di questo progetto. Per quello che ho sentito oggi, confido nella bravura, nell'esperienza e nella lungimiranza dei tecnici di RFI che possano rivedere un attimino i canoni del progetto per rendere meno impattante il progetto stesso sui nostri territori. Quindi esco da questo incontro estremamente fiducioso che il progetto vada avanti in tempi stretti e congrui per la nostra economia e per la nostra società, ma che faccia tesoro delle indicazioni che noi sindaci diamo affinché questo progetto stesso sia ben accetto dalla nostra popolazione. Allora, due aspetti vorrei affrontare in conclusione con il detettore di Josafat, approfittando anche della sua sintesi, perché mancano ancora pochi minuti. Uno è quello che ha sottolineato anche Ortensi, del fatto che oggi in Abruzzo si comincia veramente anche a prendere posizioni in squadra. Succede tra associazioni datoriali e sindacati, succede in vari aspetti, su anche situazioni come la Nuova Pescara, insomma, in cui ci sono prese di posizioni congiunte anche rispetto alla negoziazione con la politica regionale per alcune partite, e questo è un salto di qualità a cui tutti abbiamo assistito. Il secondo è un altro. Noi circa due anni fa, eravamo qui a fare trasmissioni, direttore sul fatto, dice, ma l'Abruzzo è abbandonato, non ci sono infrastrutture, Pescara-Roma chissà quando si farà. Ecco, adesso noi siamo improvvisamente, in pochi mesi, siamo qui a discutere, sì, ma facciamo un doppio binario, ma mettiamo una galleria in più, una galleria in meno, ma quest'opera si fa, cioè è una cosa che sembrava impossibile. Sembrava che noi fossimo destinati ad una marginalità. Ecco, su questo bisogna dire però anche la nostra classe politica, a prescindere dagli schieramenti, anche l'attenzione di questo governo, hanno avuto un ruolo in questa considerazione dell'Abruzzo, oltre al fatto che appunto c'è questa occasione del PNRR. Ecco, lo dicevi giustamente, c'è il PNRR che ha in qualche modo sbloccato il sistema Italia dal punto di vista infrastrutturale, perché la politica non ha avuto più la motivazione storica nel dirci non abbiamo i soldi per fare. Oggi i soldi per fare ci sono e quindi si mette la politica di fronte alla scelta politica per il territorio. È ovvio che una posizione comune presa, per esempio il caso che citavi in apertura, da 16 associazioni datoriali e sindacali che hanno preso non solo sulla Roma Pescara la posizione comune, vorrei ricordare che è stata presa sulla ZES, è stata presa sulla trasversalità Tirrena Adriatica, quindi sulle reti, sul corridoio intermodale europeo, alle due col europee. Sia noi che altre associazioni datoriali, come alcune organizzazioni sindacali, hanno partecipato direttamente rispondendo ai questionari a Bruxelles, e questo fa comprendere quanto possa essere determinante anche di fronte alla politica la compattezza dei cosiddetti corpi intermedi, che devono anche essi assumere la responsabilità di poter far decidere al meglio la politica. Quindi su questo siamo assolutamente d'accordo. Io ritengo che oggi la politica deve, e mi riferisco più alla politica regionale, perché i comuni interessati su questo progetto lo stanno facendo, lo citava il sindaco Ferrara, e quindi assolutamente è una norma importante di democrazia quella del confronto. Oggi però la politica regionale si deve far carico di coordinare anche
la dialettica, il dibattito tra le autonomie locali e la stessa regione e il governo, perché si definisca una possibilità di dare risposte a tutte. Io dal punto di vista ambientale sono assolutamente d'accordo con Ortensi quando giustamente fa presente che il tema della falda acquifera è fondamentale. Noi, nessuno di noi immagina uno sviluppo che vada a violare una falda acquifera così importante, e sarà ancora più importante nei prossimi 50 o 100 anni. Vi ricordo che nel 2048 la previsione dell'OCSE è di avere su questo pianeta 1 miliardo di persone in più, e quindi non stiamo assolutamente scherzando, ma siamo sicuri che le tecnologie ingegneristiche sono in grado di preservare questa possibilità ambientale assolutamente imprescindibile rispetto però alla realizzazione. Questo è fondamentale per tutti. Noi naturalmente continueremo ad occuparci di questa opera, penso che lo faremo quando io sarò in pensione, ancora, perché comunque c'è tutta una fase che, ricordiamo, la scadenza è 2026 per la progettazione, però sì. Noi ci auguriamo di lasciare alle future generazioni un Abruzzo più connesso con Ovest, lungo questa direttrice. Quindi, naturalmente ne riparleremo, ma noi dobbiamo riparlare con una certa intensità a partire dal 23 febbraio, in cui appunto questa fase di debat public è quella in cui il progetto e tutte le soluzioni vanno davanti agli occhi e alle orecchie degli abruzzesi. Naturalmente, come sempre, Rete 8 terrà antenne dritte, anche quelle attraverso le quali trasmettiamo, telecamere e microfoni a disposizione di tutti. Grazie, arrivederci, buonanotte.